Bentornati sul canale di Access00, bentornati a un nuovo episodio di Pokémon Scarlatto. Stiamo davanti alla palestra, stiamo per affrontare la nuova capopalestra tipo spettro. Quindi questa è la squadra: Elvis, Charcaret, Espatra, Sigrizar, Varum, Mazdale. Ho cambiato la squadra leggermente, ho messo delle nuove mosse a Varum e a Mazdale in modo da avere l'attacco speciale anche, così vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di buono. Espatra credo sia diventato qualcosa di devastante. Ho lasciato Charcadet perché ci ha portato fortuna comunque, anche se è stato abbastanza inutile la scorsa volta, ma nel bene e nel male ci ha portato fortuna. Come livelli dovremmo essere normali, cioè dovremmo esserci, perché ho visto... era sul 40, quindi vorrei vedere 50. State a vedere, che soddisfazione estrema. Allora, grazie. Congratulazioni per aver superato l'esame della palestra. Prego, sei ufficialmente ammesso alla lotta contro la nostra capopalestra. Yes, vai così. Tra l'altro, che Pokémon sono quelli volanti lì che ha la tizia accanto? Mi piacciono un casino. Non li ho presenti, mi piacciono davvero tanto. Sì, la vecchietta. Sfidiamo la vecchietta, vai così. Tra finire malissimo. Ho ricomprato le super pozioni, ragazzi, quindi sono stato a vedere se potevo fare delle MT da, per potenziare un po' i Pokémon che già avevo, ma purtroppo posso fare delle MT, ma nessuna che ci fosse utile in questo caso, quindi è stato un po' un problema. Un problema, è stata una sfortuna. Del resto, dell'arena si sente qualcuno parlare in modo molto ritmato. Credo che, presumo che non ve le canterò ovviamente ste cose, però non so neanche se ve le leggerò, perché fa abbastanza schifo sta cosa in rima eccetera, quindi ve le lascio leggere, va bene? Ve le lascio leggere, che è meglio, perché anche no, cioè vedete, cioè veramente mi fanno abbastanza tenerezza, e questa ancora di più. Bene, voi leggetele, tanto vedete, vi lascio comunque il tempo di leggerle, io lo leggo mentalmente, così almeno più o meno dovrei metterci quanto voi. La siesta è pura, addirittura. Sì, certo, guardate, ma lo vedete com'è? Ma lo vedete com'è lei? Cioè, non ha senso. Perché qui? Che poi sembrano bozzoli di Baco. Sembrano bacherozzoli quelli che hai in testa. Non capelli. Cosa sono? Sono bacherozzoli, guardate. Anzi, le tele del ragno. Quelle, i bacherozzoli dei ragni quando catturano le prede. Ok. Allora... lo so, ti ha rovinato tutto il vibe, ciao, arrivederci. Tra l'altro, lasciamo stare la treccia centrale. Non ne parliamo della treccia centrale. Ok, bene. Siamo noi, finalmente, ci siamo, ragazzi. Ma tu sei quello che mi ha fatto da gruppo spalla. Sei qui per una lotta di Pokémon o per una battaglia di rime? Per una lotta di Pokémon. Battaglia di rime anche no. Niente rime per te, nemmeno una? Ok, non insisto, sarei inopportuna. Perfetto. Come? Ti sembra che io parli in modo strano? Si chiama rap, caro mio. Rap, no. No, si chiama rima baciata e neanche fatta tanto bene. Quindi, uno stile di canto in rima che crea testi che colpiscono dritti nello spirito. Sì. Sì, vabbè. Mi rifiuto. L'avete capito, no? Che mi rifiuto. Sì, abbiamo capito. Facciamo la battaglia e andiamo via di qui perché mi stai già su... Guarda, sarei quasi quasi per rimettere qualche Pokémon un po' più tosto. Anche se non li posso controllare. Un Birtic, no? Da 45! Anche se non lo posso controllare, ma sono dettagli. Dai. Vai. La tua anima. Il tuo spirito accecante. La mia corona è il rap e la lotta è il mio scettro. Bene. Mi rifiuto di leggere ste rime. Giuro, le odio. Odio le rime. Bene. Allora... Non si era capito, è un'altra cosa che odio, oltre ai cavi. Comunque, il mio nome è Lima, anche lo spirito del ritmo. Già lo sappiamo. Sì, d'accordo. Ok. Possiamo combattere invece di stare un quarto d'ora qui a cincischiare? Ah, che Pokémon di tipo hai? Perché io ho paura, già di tipo, di livello. Cavolo, ho Charcadet come secondo. No, no, io lo sapevo. No, non pensavo che lei facesse... il doppio. Ah. Ok, livelli 40. Va bene. Finirà male perché Charcadet è un guaio. Allora, andiamo su idrotaglio, su Banet. Così almeno vediamo un po' di toglierla. E brucia tutto. Sempre, ovviamente, su tutti e due. Perché va su entrambi, quindi... Spero di togliere almeno Banet prima che mi distrugga uno dei miei due Pokémon. Spero vivamente... di farcela. Forse. Allora, Banette non ci ha fatto tanto.
Bene, ottimo, brutto colpo, ma l'importante era che Cercadet vivesse, ok? A me interessava quello, che Cercadet superasse un turno, un round. Basta questo. Nel prossimo round lo possiamo anche togliere, non mi interessa. Cos'è il fantasmanto? È stato smascherato, in che senso? Che vuol dire? Non l'ho presente come Pokémon, mi piace da morire ma non l'ho mai usato. O perlomeno non mi ricordo questa abilità. Che cos'è? Bellissima! Mimikyu, vediamo un po' di prenderlo appena possibile, volendo, quel Mimikyu, perché secondo me è una figata. Allora, rifacciamo bruciatutto, dubito fortemente che resisterà, ma ci proviamo, eh. Furtivombra. Lo sapevo. Ciao Charcadet, già finita Charcadet, hai fatto il tuo. Hai fatto il tuo, è lì come sparring partner e quindi va bene, va bene. Furtivombra. Per ora riusciamo a resistere. E ciao Manet, quindi 1-1. Bene. Pokémon tolto per ognuno e Charcadet era quello più scarso di quelli che avevamo, quindi ci possiamo stare, ci possiamo stare. Allora, che è successo? Non mi puoi mettere 27 menu sovrammessi. Ho capito che è passato il livello Elvis, ma non me li sovrammettere, perché sennò non ci capisco niente. E Spatra, vorrei aspettare un attimo al metterlo, perché ho paura che faccia anche troppo danno. Io non credo che metterò Sigilizar, ma l'ho messo per tante volte, non si sa mai. La mia idea era mettere Varum o Mazdale. Io direi di provare Mazdale. Ok, proviamoci un attimo con Mazdale. Vediamo un po'. Il nostro vecchio Mazdale! Dovevo metterlo. Lei ha messo Houndstone, che dovrebbe essere l'evoluzione di quello che avevamo trovato nella battaglia della scorsa volta, credo. Credo, eh? E certo che facciamo sul serio, mica stiamo a scherzare. Guardate lì Mazdale con tutta la sua fierezza! Ha una mossa super efficace, quindi... super efficace, certo. Ha una mossa d'attacco speciale, quindi... io spero che funzioni. Ok, vediamo. Allora, intanto facciamo un bel Eterelama su Mimikyu e poi Mazdale mi va di colpo di fango. Ok, colpo di fango, sempre su Mimikyu. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Ok, lo so, non sono super efficaci. So che ho lo struzzo che è psico e quindi li disintegriamo, ma... fatemela giocare un po', fatemela giocare un po', perché altrimenti rischiamo di non divertirci nemmeno. Così almeno ci divertiamo un po' e vediamo un po' che succede. Ok, calata la velocità di Mimikyu, ottimo. Quell'altro è sparito, presumo ci attaccherà tipo fossa o qualcosa del genere, cioè a questo round uscirà per attaccare. Io credo, funzioni in questo modo. Allora, vorrei, prima di fare qualsiasi cosa, curare il nostro Elvis. Perché non so quanto danno ci potrebbe fare Houndstone nel caso ci attacchi Elvis. Quindi, se ce lo one-shottano, ce lo one-shottano. Ma che almeno sia pieno per one-shottarcelo. Invece no, ha attaccato Mazdale. Ok, hanno ridotto un po' malino Mazdale, ma ci può stare. Perché Mimikyu al prossimo round... è andata. Quindi Eterelama. Eterelama. Ok, Mimikyu e Mazdale, che a questo punto attacca Houndstone. E Mimikyu è andata. Vai così. Allora, abbiamo già battuto Pokémon di livello molto più alto di questi, però cercherò da ora in poi di rendere comunque le battaglie il più interessanti possibili, perché così almeno ci divertiamo un pochino. Linda manda in campo Toxtricity. Questo mi sa che l'avevo in spada o qualcosa del genere. Tra l'altro mi piaceva un botto Toxtricity. Toxtricity però è spettro veleno. Io vorrei andare di idroballetto, perché io penso proprio che lui lo prenda il colpo. Mentre con lui proviamo a fare... sentite, secondo me Toxtricity li prende i colpi, ok? Quindi ci proviamo. Anche quelli normali, senza attacco speciale o altro. Che è successo? Bellissimo! Dai, bellissimo questo! La
arrivano, ma è bellissimo, è bellissimo. Quello che è appena successo è bellissimo. Cosa te cristallizzi tu, scusami? Siamo all'inizio, io non ho messo in campo neanche uno psico, aspetta. A Toxtricity me lo teracristallizzi? Ok, credo di aver fatto una boiata allora a utilizzare le mosse che ho usato. No, non ho fatto una boiata. No, cavolo, Mazdale! No! Questo mi dispiace tantissimo, ce la potevamo fare. Allora, calma e sangue freddo, ce la possiamo fare. È sempre fattibile. Espatra, è il tuo turno. Sostituiamo. Fai così e lo teracristallizziamo anche Espatra, ora. Espatra si teracristallizza. Lo so, la teracristallizzazione spettrale. Aspetta di vedere quella psico adesso. No, non lo so come si teracristallizza Espatra. Ho detto psico, ma non lo so. Vediamo. Allora. Sì, vieni, ne parliamo adesso. Motta giusto io. Sì, Toxtricity, quello che vuoi. Oddio, gli sono aumentate tutte le statistiche, non credo di buttarlo giù con un colpo solo, quindi presumo che... Continuerò con idroballetto su di lui. E... Ah, non lo posso teracristallizzare, Espatra? Ah, sì, ok. Teracristal, credo sia psico. Sì, psico, psicoraggio. E lo buttiamo su Houndstone. Se Espatra si muove, disintegra Houndstone, secondo me colpo secco. Potremmo anche perderlo, io l'ho usata così questa teracristallizzazione, perché mi piaceva vedere anche la prima volta uno psico teracristallizzato. Guardate che figata. Ok, questa è bella. Dai, l'occhio in quel modo è bello. È sempre Pokémon gioiellato, però è molto bello. Scrocco di Espatra. Ma bellissimo! Gli aumenta di molto tutto, guardate voi! Grande! E credo ciao! No, di pochissimo! Cavolo, di pochissimo! Ciao, Houndstone, tu sei ciao, per forza! Non accetto altro che one shot! E invece no, cavoli! Non è one shot! È one shot su Elvis! Oh cavolo, si è ribaltata la situazione, attenzione. Si è ribaltata la situazione in maniera assurda. Sta succedendo un casino. Allora, Varum, sostituiamolo. Perfetto, vai Varum risolverà la situazione. Io lo so che Varum ce la farà. Ok, che l'ho già fatta la teracristallizzazione, stiamo buoni. Allora, attacco di Varum aumenta, bene, difesa di Varum aumenta, ottimo, aumenta tutto. Benissimo, quindi, mi fate anche usare qualcosa? Sì. Ma potevano fare un menu dove venivano fuori tutti insieme e lo tenevano 3 secondi, se premevo A scompariva, cioè era meglio, no? Allora, Varum... Fango, vero? Sì, ok. No, vale, è veleno. Se gli fai fango mi sa che gli ridò vita. Allora, Toxtricity lo togliamo così. Poi curiamo Espatra. Momentaneamente curiamo Espatra. Anzi, revitalizziamo. No, curiamo Espatra. Revitalizziamoci, pensiamo dopo a revitalizzare gente. C'è ancora Sigilizar. Vai. Un'iperpozione, ma che cavolo ho fatto? È una super pozione. No, ho sbagliato. Ah, ho sbagliato. Su chi usa Sciagura? Aia. No. Espatra. Varum, vendicalo, yes, sei così grande in questo modo, yes, vendicato Espatra, che tornerà in campo, perché questa la voglio vedere con Espatra. Allora, per ora mettiamo Sigilizar, che è l'unico rimasto, effettivamente, quindi bisogna mettere Sigilizar in tutti i modi.
che revitalizzerà proprio Espatra. Allora, sì, ma andiamo in combattimento. Io voglio combattere, sono fugatissimo in questo combattimento. Allora, vediamo un po' come... Sarà forse un video breve rispetto a quelli a cui siete abituati ultimamente questo. E me ne dispiaccio, però ci vogliono anche questi. Allora, Varum, e lui revitalizza Elvis. Ok. Ragazzi, qui bisogna revitalizzare. Non posso rischiare di perdere stupidamente perché faccio cavolate. Quindi, tanto non potevo attaccarlo ora perché non c'è Lanson. Vedete? Vedete che è servito revitalizzarli? Quindi era giusto usare due revitalizzazioni per riprendere in mano un po' la situazione. Ritorna dentro Espatra. Che... farà psicoraggio su Houndstone. E tu usi una super pozione su Espatra. Dovremmo aver vinto se non risparisce Houndstone. Boia, però Houndstone è tremendo, eh. È tremendo. Cioè, one shot, a bomba. Non ho visto neanche di che livello è ora che ci faccio. Dannazio, non ci ho fatto caso. Ah, non ho visto di che livello è Houndstone. Che, tra l'altro, si muove prima di Espatra. Tra l'altro, questo è un problema. Mossa super efficace, ecco perché. Perché era super efficace, allora. Forse ecco perché l'ha one-shottato. 41 Houndstone. Ci fa così male davvero? Finiamola con Energy Palla, dai. Ma sì. Perfetto. E poi curiamo il nostro Elvis. Sì, va bene. Facciamo con loro due. Dovremmo vincere in teoria. Se non mi one shot a uno dei due, altrimenti si mette male, eh. Se mi one shot a uno dei due, si mette veramente male. Ok, è arrivato il momento di revitalizzarne altri due e di mandare a caso i nostri attacchi. Evidentemente. Oh, finalmente uso i revitalizzanti che avevamo. Mamma mia, quanti ne avevamo messi da parte. Revavroom e revitalizziamo anche Mazdale. Ok. Questi sono le ultime due che revitalizziamo. Il resto finirà questo combattimento stavolta, perché entrambi possono attaccare e fare veramente male a Houndstone. Quindi è anche lui. Anche lui. Che cavolo, che botte. Mazdale rientra. E finiamola qui. Colpo di fango su Houndstone e Etere Lama su Houndstone. No, ci credo. Sì, ma io quando lo attacco allora? Il giorno del mai. Ma che cavolo? Ma... allora... ok... e curiamo Mazdale. Al limite me ne va via uno, capite? Non può distruggerli entrambi, quindi... se colpisce Mazdale forse ha possibilità di reggere all'attacco. Espatra, perfetto. Sì! Grandi! Sì! Finalmente, è che, cioè, è un po' rischiosa la situazione perché se lui risparisce... no, mi ha shottato Elvis. Mazdale, attenzione. Mazdale, tutti con te. Sì, Mazdale, yes! Grande Mazdale. L'ha risolta Mazdale, come sempre, come sempre, come sempre, come sempre. Perché chi volete che le risolva se non Mazdale, ragazzi? È così, è così, è così. Ah, mamma mia che battaglia. È stata, per quanto mi riguarda, è stata più difficile questa della precedente palestra. Anche se i Pokémon non erano di livello inferiore. Io li ho trovati molto più difficili questi di quelli prima. E cioè, boh. Vabbè, lasciamo perdere. Sarà per la squadra che avevo in campo, che ovviamente era
più debole perché ho pochissimi Pokémon di tipo psico e quindi è un problema, ma adesso grazie al fatto che la nostra squadra potrà tenere livelli fino a 40, Pokémon di livello fino a 40, adesso si potenzierà tutto notevolmente. Ho molta più scelta. Il mio spirito ha tremato e ti assicuro ce ne vuole per farlo vacillare così. Eccoti la tua medaglia, te la sei sudata. E giusto perché sei tu, vieni pure a uno dei miei live, ti farò avere un posto d'onore. No, o palco o niente. E ti togli anche di mezzo. Allora. Yes. Bella, bella, bella la medaglia, mi piace. Con 4 medaglie delle palestre, i Pokémon fino a livello 40 ti saranno più facili da catturare e seguiranno le tue indicazioni. È quello che vi dicevo poco fa. Dopo tutto questo rap, ora mi sento al top. Tieni, ti sei meritato pure questa. MT114, palla ombra. Wow, palla ombra era forte. Era una mossa molto forte. Può anche ridurne la difesa speciale, questa me la ricordo. Sempre la spada. Tornami a trovare, ho ancora tante strofe da farti sentire. Magari la prossima volta ci starebbe anche una battaglia di rime. Buona fortuna, che la tua avventura non sia mai una sventura. See ya, baby. No, non sarà, non, per ora non è una sventura, anzi stanno girando abbastanza bene le varie cose. Devo essere sincero. Io che avevo paura di far durare il video poco quando ci saranno 27 altri dialoghi adesso. E che zio stolfo. Non combatto adesso. Hai appena finito? Bravo. Questa è la tua quarta medaglia. Ormai, strepitoso. Sei arrivato a metà strada. Stai migliorando a vista d'occhio. Grazie. Vorrei tanto mantenere la tradizione e proporti una bella lotta seduta stante, ma stavolta non posso. E meno male perché ho la squadra messa male. Purtroppo la squadra dei Pokémon che ho con me adesso è pensata appositamente per affrontare questa palestra. Ti capisco. Per lottare con te schiererei i miei Pokémon migliori. Quindi per questa volta passo. Scusa Crizio Stolfo, mi dispiace davvero un sacco. Spero mi perdonerai. Perdonatissima, perdonatissima. Allora, vediamo un po' se uscendo succede qualcosa. Nel caso, se c'è un altro dialogo o qualcosa del genere, magari un evento. Magari Clivel. È la metà del gioco. No, io sta telecamera veramente. Sta telecamera così, appena esci da qui non la reggo. No, ok. Mi piacerebbe tornare però all'accademia. Vediamo un po', lo facciamo su. Ah già, è la dominante del drago, è vero. Piacerebbe tornarci subito un attimo. Per vedere... Ah, non mi fa lo zoom così, ok. Per vedere se c'è qualcosa di sbloccato. Non lo facciamo stavolta, tranquilli. Però volevo dargli un'occhiata insieme. Perché secondo me qualcosa si è sbloccato tra le missioni interne, diciamo. Perché, insomma, siamo a metà, cavolo. Ci dovranno pur dire qualcosa, spero, no? No, state a vedere, No. No, veramente no. Niente, nessuno vuol parlare con te, Crizio Stolfo, state a vedere. Se non va a finire così. Allora, vediamo un po'. No, davvero? Niente? Bah, tristezza immensa. Ok, va bene, va bene, va bene. Allora, per questo episodio di Pokémon Scarlatto noi ci salutiamo qui. Ci vediamo alla prossima, dove andremo in uno di due posti che ho già adocchiato. Cioè, o qui, per completare un po' questa zona, se è possibile, perché mi sa che qui il livello è parecchio alto, base della divisione lotta. Oppure finiamo questa piccola zona e prendiamo anche la medaglia Folletto, sfida la divisione Folletto nella sua base. Non lo so, una di queste due. In teoria sono entrambe divisioni, quindi vediamo, Folletto, lotta è uguale. E poi ci sarebbe anche questo punto interrogativo che credo di aver capito che sono tipo delle rovine di solito. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se vi va condividetelo sui vostri social così mi aiutate a crescere come canale e noi ci vediamo alla prossima.